leggiamo nel romanzo di Venturi, non corrispondono a nessun soldato. Logico, è una mica invenzione. Ecco, dunque, che sarà affossata. Poi ogni tanto adesso viene fuori qualche soldato tedesco ultracentenario che dice: io c'ero, l'ho fatto io, ma ormai non è servito. Ecco, però questa vicenda, questo libro è stato di una grandissima importanza, perché ha fatto capire che lo scrittore nella società ha ancora un ruolo di denuncia, un ruolo di far sapere quello che per varie ragioni non sempre nobili non si sa. Ecco allora l'importanza di questo libro, nato dal neorealismo. Se voi leggete Bandiera Bianca Cefalonia, che abbiamo anche ripubblicato negli Oscar, quindi dovrebbe essere accessibile, è un libro in cui anche qui un po' come in Uomini e No, ci sono due piani narrativi. C'è il racconto del figlio di un caduto Cefalonia che va nell'isola e cerca di capire, e poi c'è il racconto di quello che veramente è successo. Quindi anche qui un presente e un ritorno al passato. Quindi è un romanzo di grandissimo coinvolgimento, anche perché la storia che racconta credo che non possa lasciare indifferente nessuno. Siamo nel 63. Nel 63 muore Beppe Fenoglio a 41 anni. Fenoglio è conosciuto fino a un certo punto sulla Gazzetta del Popolo, che era il secondo giornale di Torino. Esce l'articolo: muore un grande scrittore. A proposito di un soldato dopo la prima guerra mondiale,
dove c'è proprio la stessa situazione, il soldato in cucina che legge il giornale sportivo, la madre che lo rimprovera e dice: ma tu stai perdendo le tue giornate, ma io ho fatto un altro tipo di vita che tu non potrai mai capire. Ecco, chiudo la parentesi, fenomeno, era un lettore più di letteratura inglese che americana, però nelle schede dell'antologia americana di Vittorini, dove appunto il racconto incluso nel volume che apparteneva alla biblioteca di Alba, fenomeno l'aveva letto. Ma torniamo a noi. Dice, nella paga del sabato c'è una possibilità che questo reduce della guerra entri a lavorare nella fabbrica della cioccolata, non diciamo il nome, ma tanto è superfluo. E che cosa dice per rifiutare questa possibilità? Dice, io non mi chiuderò mai là dentro per 8 ore migliori della giornata, mentre fuori la gente vive, si incontra, si ama, litiga, e io non sono portato per disperdere il mio tempo nel chiuso di un ufficio, perché la vita voglio viverla. Ecco, dunque c'è questo senso nella malora, in fondo della scelta della libertà, della campagna, che può essere anche una libertà di miseria, ma è una libertà che permette di vivere. Dunque Fenoglio aveva scritto, vi dicevo, questi due libri, La malora, Vita contadina, attaccato fortemente dalla critica di destra in questo caso. Perché? Domenico Porzio l'ha stroncato. Perché Fenoglio, per rendere credibile quello che racconta, si apre le campagne e cosa fa? E usa, non dico il dialetto, ma molte parole piemontesi. E Domenico Porzio scrive, ma qui ci voleva in fondo un dizionario, un vocabolario, se no il lettore italiano cosa ci capisce? Questo è il dominio del dialetto, quindi un disprezzo totale in ossequio alla bella lingua. Apro anche qui una parentesi, quando un altro nostro caro scrittore, Francesco Viamonti, scriverà L'angelo di Avrigo usando parole del dialetto ligure, metterà un glossarietto, ma si capirebbe lo stesso, cioè noi lo capiamo in intervallo, cioè non è che se si usa una parola di un dialetto non riusciamo a capire il contesto, quindi una lingua disinfettata non so fino a che punto sia preferibile a una lingua un po' più vera, anche se poi Camilleri è un artista della finzione, di questo è un altro discorso. Bene, Fenoglio ha pubblicato questo libro, Mezzo dialetto, si prende queste accuse, non sa scrivere se non nella lingua delle sue campagne. Cosa fa Fenoglio? Traduce dall'inglese La ballata del vecchio marinaio di Coleridge per dimostrare, altro che conosco l'italiano, ma anche l'inglese, e si accinge a raccontare finalmente quello che ha visto nella guerra. Sono passati 10 anni. Ancora nella paga del sabato c'è un passo in cui c'è l'inaugurazione di un cippo e un suo compagno dice: ma perché tu non racconti quello che hai vissuto? E Fenoglio dice: ma sono le cose che ha vissuto poi e sono state cose dolorose, non trova la forza di raccontarle. E allora deve passare del tempo. Del resto, ripeto ancora, faccio sempre questo paragone, anche degli scrittori della prima guerra mondiale, prima di scrivere, hanno fatto dei cantare. Penso al caso di Carlo Pastorino, che ha scritto La prova del fuoco, uno dei libri più importanti sulla prima guerra mondiale, e l'ha scritto nel 26, e quindi sono passati 6 a 8 anni. Lo stesso Fenoglio comincia a scrivere la sua resistenza nel 55, e 4 anni dopo esce Primavera di bellezza, che non è il libro che Fenoglio avrebbe voluto scrivere. Inizia quei suoi anni al liceo e poi soprattutto si concentra sul 43. Fenoglio viene mandato dal suo reparto a Roma e vive in prima persona due momenti fondamentali della storia d'Italia. Il bombardamento di Roma, Roma sembrava che fosse questa città al di sopra di ogni pericolo, la sede del papato, i monumenti, la città eterna. Invece nel giugno del 43 Roma viene bombardata, forse avete visto anche voi quell'immagine di Papa Pacelli che va verso il Verano per portare la sua solidarietà. E questo che cosa accelererà? Accelererà poi il 25 luglio la caduta del fascismo. Probabilmente è stato quello l'episodio, sappiamo che tanti
bombardamenti di Genova, forse non avrebbero avuto lo stesso effetto di un bombardamento a Roma. E dunque, ecco che Fenoglio vive come soldato in questa situazione, l'illusione che la guerra sia finita. E dunque, tutto sembra volgere per il meglio. E poi arriva l'8 settembre, e io credo che Fenoglio abbia scritto delle pagine straordinarie proprio sullo sbandamento dell'8 settembre. I soldati che vanno in caserma e non trovano più gli ufficiali. E allora corrono dei borghesi per fare cose, per trovare degli altri che non siano delle divise. E qui c'è un fenomeno edificante in cui i borghesi vendono a prezzi stratosferici un paio di pantaloni stracciati e una camicia rotta. Però questa è la possibilità di scappare. Allora, il protagonista, Johnny, già lì, scappa e va verso il nord e arriva da dove è partito, cioè da Civita, dove aveva fatto il servizio militare, nel romanzo si chiama Moana, e lì Fenoglio crea un anacronismo, cioè appena arriva a Civita trova già pronte le bande partigiane, si arriva e dopo un po' muore, le bande partigiane entreranno in azione nel dicembre e Fenoglio poi si arruolerà l'anno successivo, cioè nel 44. Ma l'editore che era di andare a un distaccamento partigiano.
sapere che cosa è successo. Ma questo ragazzo a un certo punto si spaventa e prova a scappare, e vinto, non può fare altro che ucciderlo. E a questo punto però il suo dubbio rimane irrisolto. E allora che cosa può fare? Può fare altro che tornare dalla custodia della casa e chiedergli a come sono andate esattamente le cose. E mentre sta per tornare però si imbatte in una pattuglia di fascisti che lo inseguono, scappa, attraversa un centro abitato, dietro di lui dice come se fossi un bersaglio da tirassegno, perché ci sono questi fascisti armati di fucili, scappa, arriva sul bordo di un bosco e una volta che arriva ai piedi delle prime piante, Fenoglio scrive e crollò perché era stato colpito o crollò perché era riuscito a eludere la caccia. Il lettore può darsi la risposta che preferisce, però quello che vi voglio dire è un'altra cosa. Vi voglio leggervi quello che ha scritto Calvino di questo libro. Fu il più solitario di tutti che riuscì a fare il romanzo che tutti avevamo sognato quando nessuno più se l'aspettava, Beppe Fenoglio. E arrivò a scriverlo e non viene meno a finirlo e morì prima di vederlo pubblicato nel pieno dei 40 anni. Il libro che la nostra generazione voleva fare adesso c'è e il nostro lavoro ha ancora una mente e un senso e solo ora, grazie a Fenoglio, possiamo dire che è una stagione compiuta. Solo ora siamo certi che è veramente esistita la stagione che va dal sentiero di Didi di Ragno a una questione privata. Una questione privata costruita con la geometrica tensione di un romanzo di follia amorosa e cavalleresca inseguimenti, come Rolando Furioso. E nello stesso tempo c'è la resistenza proprio com'era, di dentro e di fuori, vera come mai era stata scritta, serbata per tanti anni, limpidamente, dalla memoria fedele e con tutti i valori morali tanto più forti. Voilà.
con loro arriva al programma Alexander, cioè a metà novembre del 44, gli alleati dicono che ci aspetta un inverno troppo pesante per pensare di continuare a mantenere in vita le formazioni partigiane. Ognuno torna a casa sua, ci rivedremo alla fine di gennaio. E alla fine di gennaio Johnny si incontra con i suoi compagni e nell'ultima battaglia che si combatte a Valdivina il 25 febbraio Johnny muore. Ecco, sembra una sorta di beffa, ma purtroppo sappiamo che è accaduto non di rado, che anche il 25 aprile molti giorni sono caduti e quindi purtroppo le date estreme non contano, e dunque anche questo è accaduto. Ma se noi leggiamo il Partigiano Johnny, siamo colpiti da una grande tensione che anima questo libro. Certo, ci sono i racconti di battaglie, ci sono i personaggi eroici, i personaggi vigliacchi, c'è una manipolazione della storia. Fenoglio non fa una cronaca, ma Fenoglio racconta quello che gli sembra utile raccontare. C'è un piccolo episodio che vorrei farvi presente. Ecco, allora. Thank you.
cugnaio, tra le tante cose, Felice Andreasi, che si conosceva per autore, di cabaret, però in questo caso è stato molto efficace. Allora, cosa succede? Succede che Johnny, a un certo punto, si trova presso un mugnaio che lo esorta a fermarsi da lui, no, non dico a scappare, però insomma in qualche modo a ridurre i suoi pericoli. E allora ecco la vicenda. Johnny si appoggiò contro un pilastro del portico e il mugnaio venne a domandargli a che stesse pensando. Ah, quanto sono fortunato, quanto sono immeritamente fortunato. Era anche lui andato, si era fermato, stato qui e là, dormito e vegliato, inconsciamente scelto quella strada a quell'ora piuttosto che un'altra. Tutto come Ivan e Luis, che erano due partigiani che avevano trovato uccisi, esattamente come tutti gli altri morti dell'inverno dello sbandamento. Sei davvero fortunato, Johnny, sei meritamente, non lo so, ma tu sei abbastanza intelligente da capire che anche la fortuna si consuma. Ma non qui, per riguardo alla tua salute dei polmoni devi fermarti, ma scendi al mio mulino. La cucina del mulino era il locale più caldo in cui Johnny ricordasse di essere entrato mai. Le donne stavano preparando cena.